Che cosa ha salvato le nostre vite durante la guerra fredda? Vi illudete che sia stata la volontà di pace delle due superpotenze? Forse, ma in realtà, il contributo principale al mantenimento della sicurezza mondiale è venuto dal MAD, un acronimo formato dalle parole inglesi Mutual Assured Destruction, ovvero mutua distruzione assicurata, o, se preferite, certezza di reciproca distruzione. Curiosamente, la parola inglese mad significa matto, il che suona come un involontario riferimento alla lucida e razionale follia di questa situazione. Salve a tutti e bentornati al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, qui sulla linea della memoria, lo spazio dedicato a chi è curioso della storia. Che cos'è la MAD, ovvero mutua distruzione assicurata? La MAD è l'elemento che di fatto ha finito col salvare il mondo durante la guerra fredda e che con ogni probabilità lo sta salvando anche adesso. È una teoria che chiunque può capire. L'utilizzo di ordigni nucleari da parte dell'Occidente o dell'Oriente causerebbe la sicura distruzione sia dell'attaccante che dell'attaccato. Il risultato è che nessuno è disposto a correre il rischio di far scoppiare una guerra nucleare che non avrebbe né vinti né vincitori, ma come unico risultato l'annientamento di entrambe le parti. Questa teoria incontrò grande favore tra le potenze in possesso di armi atomiche durante gli anni della Guerra Fredda, tanto che divenne il cardine della loro strategia in campo di deterrenza nucleare. Sostanzialmente, la teoria della mutua distruzione assicurata postula che ognuno dei due possibili belligeranti deve possedere un quantitativo di armi nucleari sufficiente a distruggere l'altro. Chi subisce l'attacco invece deve essere in condizione di reagire con forza pari o superiore a quella dell'avversario. Qual è allora il solo risultato possibile in un contesto come questo? Che ognuno dei contendenti è in grado di causare la totale distruzione dell'altro. Dunque, stando così le cose, a che serve lanciare un attacco avendo la certezza di essere comunque distrutti? Muovendo da queste premesse, l'uso dell'arma atomica appare dunque un'azione suicida. Secondo la teoria della MAD, quindi, nessuno sarebbe tanto folle da lanciare il cosiddetto primo colpo nucleare, un attacco a sorpresa, insomma, in grado di incenerire l'avversario. Ma in passato quanto siamo andati vicini ad una guerra nucleare? Beh, tra un attimo scopriremo che almeno in un paio di occasioni il mondo è arrivato ad un passo dallo scoppio di un conflitto atomico. La teoria della mutua distruzione assicurata funziona perché un attacco nucleare non può essere istantaneo e non può fare affidamento sull'effetto sorpresa. Richiede comunque alcuni minuti per andare a segno. I missili, insomma, anche quelli ipersonici, non possono colpire il bersaglio istantaneamente. Per viaggiare fino al loro obiettivo hanno bisogno di tempo e durante il viaggio l'avversario li vedrà arrivare. Se considerate quindi che i sistemi di avvistamento delle superpotenze sono in grado di rilevare il lancio di un missile nel momento stesso in cui questo accende i motori, comprenderete che nessuno è in grado di sfuggire al secondo colpo nucleare dell'avversario, la cosiddetta rappresaglia, anche se questo ipotetico avversario è già stato totalmente distrutto. Il lancio dei suoi missili infatti sarà avvenuto su allarme e il contrattacco si svilupperà comunque, anche se nel frattempo l'intera catena di comando che l'ha ordinato è stata annientata. È il cosiddetto principio del fail deadly, termine che in italiano possiamo tradurre con la frase a prova di morte. Puoi anche riuscire ad eliminare tutti gli addetti al lancio dei missili avversari e a distruggere tutte le sue installazioni missilistiche. Purtroppo però potrai farlo solo dopo che i suoi missili saranno già stati lanciati. Ciò serve ad indurre in chi ha intenzione di usare armi atomiche la paura di essere distrutto anche lui. Questa teoria ha garantito la pace e sconsigliato i contendenti dal fare ricorso ad armi nucleari su vasta scala. Il mondo dunque è sopravvissuto alla guerra fredda, anche se in una condizione di tensione continua. Per far funzionare al meglio la dissuasione basata sulla Mutual Assured Destruction, le superpotenze decisero che era opportuno che nessuno disponesse di sistemi antimissile. Si arrivò pertanto anche alla stipula di trattati che impedivano l'adozione su larga scala di armi in grado di abbattere i missili balistici avversari.
Lo spirito di quell'epoca è ben riassunto da una celebre battuta che si scambiarono fra di loro il presidente americano John Fitzgerald Kennedy e il segretario del Partito Comunista Sovietico Nikita Sergeyevich Khrushchev. Kennedy: abbiamo missili nucleari in grado di distruggervi 30 volte. Khrushchev: abbiamo missili nucleari in grado di distruggervi una volta soltanto. Ed è quello che basta. Ma il mondo quanto è arrivato vicino allo scoppio di una guerra nucleare? L'incidente più noto che avrebbe davvero potuto portare alla distruzione del pianeta è quello cosiddetto dell'equinozio d'autunno del 1983. Il 26 settembre 1983 a Stanislav Eugrafovich Petrov, ufficiale delle truppe di difesa aerea sovietica, viene chiesto di sostituire un collega assente. Sembra un giorno come tanti altri. Petrov presta servizio presso la base militare Serpuhov 15, che sorge vicino alla città di Kurilovo, nell'oblast di Kaluga. Serpuhov 15 è il centro di controllo della rete OKO. Si tratta di un sistema basato su una galassia di satellite della serie Cosmos, che arriverà a contarne 101. Serve a rilevare il lancio di missili intercontinentali dal territorio americano. Si tratta di un apparato di early warning, cioè di rilevamento precoce. È in grado di scoprire con immediatezza il lancio di un missile da parte americana, così che i russi possano rispondere subito al fuoco, secondo la dottrina della mutua distruzione assicurata. A mezzanotte, 14 minuti del 26 settembre 1983, ora di Mosca, il sistema lancia un segnale di allarme. Un missile Minuteman è appena partito dalla base di Malmstrom nel Montana. Il Minuteman ha una gittata di 11.000 km e potenzialmente può trasportare più testate nucleari. A Petrov però quell'attacco sembra strano. Che senso ha, si domanda, che gli americani colpiscano con un solo missile? Sceglie quindi di temporeggiare, convinto che si tratti di un errore del sistema. Ma la situazione peggiora all'improvviso, quando qualche minuto più tardi il sistema segnala altri 4 lanci di missili Minuteman dal territorio americano. Il tenente colonnello Petrov continua però a non essere convinto di ciò che le macchine gli stanno segnalando. Un attacco con soli 5 missili nucleari non ha nessun senso. Inoltre, solo il sistema OKO ha rilevato il lancio. Dei 5 missili che dovrebbero essere in volo verso l'Unione Sovietica non c'è traccia sul resto della strumentazione. Perché? Chissà che cosa passa in quei minuti nella mente dell'ufficiale sovietico. Alla fine Petrov, conscio dei punti deboli del sistema OKO, decide di segnalare il tutto ai suoi superiori come cattivo funzionamento del sistema. Ha ragione, i suoi nervi d'acciaio hanno salvato il mondo dalla distruzione. Emergerà poi che all'origine dei falsi allarmi di lancio c'è, pensate un po', una particolare congiunzione astronomica fra il Sole e la Terra, legata all'equinozio autunnale. A seguito di questo fenomeno, l'angolazione dei raggi solari che vanno a colpire le nubi ad alta quota fa sì che questi raggi vengano riflessi in modo che i satelliti della rete OKO dall'orbita alla quale stazionano li interpretino come lanci di missili. Un altro episodio particolarmente grave avviene all'epoca della crisi dei missili di Cuba. Mosca ha inviato presso l'isola caraibica 4 sommergibili della classe Foxtrot. Non si tratta di battelli nucleari, ma di naviglio a propulsione convenzionale, diesel ed elettrica. I sommergibili però hanno a bordo siluri a testata atomica. Il B-59, in particolare agli ordini del capitano Valentin Grigorievich Savitsky, si trova in immersione in acque internazionali quando viene intercettato da una flottiglia statunitense composta da 11 cacciatorpediniere e dalla portaerei USS Randolph. Il gruppo da combattimento americano è deciso a costringere il battello di Savitsky ad emergere per farsi riconoscere. Comincia quindi ad usare cariche di segnalazione. Ma di cosa si tratta? All'epoca della Guerra Fredda, queste cariche venivano impiegate per segnalare ai sommergibili dell'altra parte che erano stati scoperti e che dovevano emergere per l'identificazione. Sono cariche sufficientemente potenti da essere sentite, ma non abbastanza da causare danni al sommergibile. Il B-59 però da giorni non ha contatti con Mosca. L'equipaggio ha sentore della gravità della situazione perché ascolta le trasmissioni delle radio civili americane. Avvistato il gruppo da combattimento statunitense, il B-59 scende ad una profondità tale da non poter più comunicare con il proprio comando.
nessuno a bordo del battello può sapere che cosa sta davvero accadendo. E quando le navi americane cominciano a lanciare le cariche di segnalazione, il capitano Savitsky pensa ad un attacco, crede che sia scoppiata la guerra e ordina di rispondere con il lancio di un siluro nucleare. Dato lo stato di estrema tensione che regna durante i giorni della crisi dei missili, l'impiego di quell'arma deve però essere autorizzato anche dall'ufficiale politico Ivan Semonovich Maslenikov e soprattutto dal comandante in seconda Vasily Aleksandrovich Archipov. È proprio quest'ultimo a rifiutare di dare il suo assenso al lancio. Il disastro viene così evitato grazie alla sua prudenza, ancora una volta all'ultimo istante. Adolf Hitler riuscì davvero a scappare da Berlino e a rifugiarsi in Sud America? Si lasciò realmente alle spalle il cadavere di un sosia per nascondere la fuga? E i sovietici si impossessarono o no del suo corpo e di quello di Eva Braun? Il frammento del teschio conservato dai russi appartiene davvero al Führer o è in realtà di una donna? Il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto e la Linea della Memoria dedicano 3 episodi alla leggenda della fuga di Hitler dal bunker della Cancelleria. Se anche tu sei affascinato dai misteri della storia, seguili sulla playlist dedicata. Clicca il link in alto a destra. Bene, anche per oggi dal Museo della Battaglia di Vittorio Veneto è tutto. Se potete veniteci a trovare e partecipate a qualcuno degli eventi dal vivo che programmiamo, oppure seguiteci sui nostri social Facebook, Instagram e Twitter. Io, come sempre, vi ringrazio di essere stati con noi. Ringrazio anche il Comitato di Treviso dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e il Centro Studi Storico Militari sulla Grande Guerra Piero Pieri di Vittorio Veneto per la collaborazione prestata. A voi tutti do appuntamento ad un nuovo video, sempre qui sulla Linea della Memoria.